Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ed eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a mostrarvi una Allora, nuova borsetta o bag. borsetta. Allora, siccome io ho, come avete sempre visto, borse enormi che pesano 8 kg, ragazzi, dovete capire che la spalla tutte le volte mi cade per terra. Tra Sì. l'altro, ogni tanto me la porta anche lui, cioè ci facciamo a cambio. Però ho notato che tante cose che ho dentro la borsa non le uso normalmente, cioè. Quindi ho preso questa, no? Piccolina, per portarci il giusto, diciamo. Devo fare più che altro una prova perché tante cose non ci entrano. Per esempio, gli occhiali da sole non entrano Vabbè, quelli e non è che tante. sono così fondamentali, cioè No, ho ok, capito. il sole va bene però. Capito. Vabbè, vi faccio vedere poi all'interno cosa ho messo. Però devo provare, cioè devo fare una prova, portarmela in giro, vedere effettivamente le cose che uso e quelle che non uso, ecco. Allora, questa è la O Pocket della O Bag. Ragazzi, abbiamo pagato tutto scontato, perché ci sono alcuni sconti. Allora, l'ho presa con la scocca rosa smoke. Ultimo pezzo praticamente Sì, introvabile. questa qua è la scocca, diciamo, per lo bag normale è quasi introvabile. Quindi, ultimo pezzo sia di scocca e sia di questo qua. E poi ovviamente ci va o la catena oppure tipo la tracolla, quella in pelle, però contando che fa caldo, insomma, quella in pelle non mi pare il Esatto, caso. direi che quella più invernale, questa specie sembra, di tracolla sembra una collana. Sì, è una catena in realtà. Allora, si apre così. Questo è un pezzo aggiuntivo che uno se vuole può cambiare. Allora, praticamente cosa ci entra, ragazzi? Il minimo. Sì, è molto molto migliorante, bisogna Allora, dire la verità. ci entra praticamente per quello che ci ho messo io l'igienizzante. Vabbè, adesso si usa l'igienizzante, che poi tra l'altro secondo me è anche inutile perché se vai in giro comunque c'è già l'igienizzante nel Esatto. negozio in cui vai, a meno che non fai una passeggiata che ti serve. Infatti io ancora, ragazzi, non l'ho usato in realtà. Poi ci ho messo questo che in realtà dentro ci sono le monete. Però effettivamente invece che portarmi dietro tutto il portafoglio enorme, qua ci posso mettere anche le banconote, dato che si piegano, le posso mettere anche qua. Però ragazzi, io di banconote non ne ho praticamente mai. Poi che ci ho messo? Vabbè, ci ho messo. Sì, tra l'altro mi si è attaccato tutto. Ci ho messo in pratica le Loki. Mamma, mi si è Che attaccato bel via pigiama tutto. rosa. Sì, il pigiama. Ho messo due bustine di occhi che vabbè è caduta. Bustine di occhi, ragazzi, che tanto alla fine in giro ho notato che utilizzo più l'occhi se nel caso mi dovesse far male qualcosa. E Testa, poi, intendiamo. sì, e poi le salviette umide perché con il caldo con Alessandro servono. Ho messo, vabbè, l'altra bustina. No, Ancora, sono due. questo video è fatto di occhi. Poi ci ho messo tre di questi che servono per pulire gli occhiali, visto che noi portiamo gli occhiali se si sporcano. Ci ho messo questi e per ultimo due elastici per capelli, dato che fa caldo, sono sempre utili. E poi il portatessere. Ecco, questo è quello che bene o male c'entra dentro. Poi ovviamente ci va il cellulare e le chiavi di casa. Che in qualche modo riuscirei a farci Sì. stare. Questo, diciamo, è tutto ciò che entra all'interno, che tra parentesi sono cose che utilizzo di più. A parte, vabbè, l'igienizzante, ragazzi, che vabbè, questo se usa volendo. Gli elastici, il portafoglio, questi che uso tantissimo, le medicine se mi servono e le tessere. E comunque nel portatessere ci ho messo, vabbè, i documenti, carte di credito e le tessere dei supermercati che utilizzo di più e le altre praticamente ho notato che non le uso,
Cioè, è un peso in più. Io vorrei provare, appunto, come vi ho detto, a uscirci, nel senso portarla in giro e vedere effettivamente com'è. Nel caso in cui vedo che magari quello che c'è all'interno è poco e magari mi serve qualcos'altro, la utilizzerò al massimo se esco qui in paese, comunque a prendere due cose, o la sera, se usciamo la sera, giusto per metterci le chiavi, il portafoglio, il cellulare. Basta. Comunque la userò in qualche modo, anche perché l'ho presa. Cosa fai? Non la usi? Sembra ovvio. Ovvio. Intanto proviamo in questo modo. E poi vi faccio sapere, al massimo, ecco, la uso come vi ho già detto prima. E intanto voi sotto nei commenti diteci se come la composta chiara vi piace e voi come componete la vostra borsa, voi donne, fateci sapere sotto nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, appunto, lasciate un like, magari alla borsa, se vi piace il modello che ha preso Chiara con questo, con la scocca rosa e la parte esterna bianca Questo qui è. con i due puntini neri. Vabbè, No, non è puntini, questo serve per per fissare, fissarla. Vedete? Questo vuole, se uno vuole, sì, ho ne capito, compra di un altro sono i colore. filetti quelli lì, ho capito. L'ho comprato una. Intendiamoci, però Mi fai parlare? non sono quelli da pesce. Volendo si può anche solo cambiare la parte, questa qui che va a chiudere, Certo, togliendo lo so, questi. certo, togliendo i filetti, ok. Però... Oh, porca miseria, oh! Ma Non fa mai hai parlare! preso la canna da pesca? Vabbè, ho finito. Parla, devi dire qualcosa. E No, ho finito! allora che mi rompi a me? Vabbè. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Ovviamente Marco portafoglio, il suo portafoglio e il suo cellulare se lo porta lui perché qua non ci entra. Mi sembra ovvio. Lui, per esempio, non si vuole prendere tipo una tracollina piccolina. Fatta così per metterci dentro le sue cose perché lui utilizza le tasche. Cioè, secondo me, prendersi una piccola tracollina, un marsupio, quel Ma cavolo che vuoi. è da donna prendere la tracolla, io. No, ci sono anche da uomini. Per uomini, mica solo per Vabbè, donne. io il collo ce l'ho già, quindi sto a posto. Vabbè. No, perché ragazzi, dovete sapere che quando porto la borsa grande, lui il suo telefono e il suo portafoglio me li ficca dentro me la borsa. E già la mia borsa pesa 8 kg. In più ci mette la sua roba, arriviamo a 10. Solo col portafoglio. Solo col portafoglio, appunto. Va In più bene. dovevo portare anche il suo portatessere, tra parentesi. Ecco. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Che c'è da ridere ancora? Sì, Poi perché alla fine porto, pesciolina. tutto io, ragazzi. Porto la mia roba, la roba sua e quella di Alessandro. Cioè, Ma le borse ridere. sono da donna, Ma io. che cavolo vuol dire? Ci sono anche da uomini! Le tracolline quelle là. Mio padre, per esempio, ce l'ha. Va bene. Gusti personali, diciamo così allora. Intanto butta tutto dentro la. Ma voglio vedere come fai, che sei piccola. Va bene ragazzi, a parte ciò, non tiriamo troppo le lunghe, per questo video è tutto. Fateci sapere come appunto componete la vostra borsa e lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Se vi non siete iscritti al canale, iscrivetevi attivando la ding dong campanella. Alla prossima, Bye bye! ciao!